Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni scesero dal monte e, arrivando presso i discepoli, videro attorno a loro molta folla e alcuni scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed egli li interrogò: «Di che cosa discutete con loro?» E dalla folla uno gli rispose: «Maestro, ho portato da te mio figlio che ha uno spirito muto. Dovunque lo afferri lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti». Egli allora disse loro: «O generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me». E glielo portarono. Alla vista di Gesù, subito lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo, ed egli, caduto a terra, si rotolava, schiumando. Gesù interrogò il padre: «Da quanto tempo gli accade questo?» Ed egli rispose: «Dall'infanzia. Anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». Gesù gli disse: «Se tu puoi, tutto è possibile per chi crede». Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: «Credo, aiuta la mia incredulità». Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito impuro, dicendogli: «Spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi rientrare più». Gridando e scuotendolo fortemente, uscì. E il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: «È morto». Ma Gesù lo prese per mano, lo fece alzare, ed egli stette in piedi. Entrato in casa, i suoi discepoli gli domandavano in privato: «Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?» Ed egli disse loro: «Questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera». Lo spirito del mondo, che è dominato dall'orgoglio, la parola di Dio di oggi ci invita a farci umili e miti. E l'umiltà non consiste nella svalutazione di se stessi, bensì in quel sano realismo che ci fa riconoscere le nostre potenzialità e anche le nostre miserie. A partire proprio dalle nostre miserie, l'umiltà ci fa distogliere lo sguardo da noi stessi per rivolgerlo a Dio, colui che può tutto e ci ottiene anche quanto da soli non riusciamo ad avere. Tutto è possibile per chi crede.